Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal giardino dei frati. Qui oggi per raccontarvi la storia di Ciro. Ciro che ci scrive da Siracusa e ci racconta un po' la sua storia, soprattutto la storia delle nonne. Sua nonna paterna, Anna, nel 98 gli viene diagnosticato un tumore alla mammella sinistra. Nel settembre dello stesso anno subisce un'operazione a Catania, e di quell'operazione non si ricordava tanto. Lei racconta soltanto che per tutto il tempo dell'intervento in quella sala operatoria gli è comparso Padre Pio, che le è stata vicina e l'ha sorvegliata. Mia nonna, scrive Ciro, non conosceva la figura di Padre Pio, ma dopo l'operazione si era molto attaccata a lui, fino a tanto da tenere proprio in casa una piccola statua di Padre Pio e un quadro accanto al suo letto. Aveva un grande desiderio, quello di andare a ringraziare Padre Pio, di venire qui a San Giovanni Rotondo. Purtroppo, scrive Ciro, questo desiderio non si è esaudito perché il tumore è diventato più grande e ha toccato altri organi, il pancreas, così poi non c'è più stato nulla da fare. E nel 2016 la nonna ha lasciato la sua famiglia a 68 anni. E Ciro racconta che la nonna gli prometteva sempre che un giorno insieme dovevano venire qui a San Giovanni Rotondo. E dopo la sua morte, scrive Ciro, nel 2019 decisi di fare una cosa, ecco. Andare a San Giovanni Rotondo per ringraziare Padre Pio al posto di mia nonna, lasciargli una fotografia nella cella numero 1. La cosa bella che ci racconta Ciro è che quel giorno sognò la nonna con un sorriso splendente, molto contenta, era in realtà felice, ecco, dell'azione che aveva compiuto il nipote. E qualche settimana dopo sognò anche lo stesso Padre Pio. Infatti, stava uscendo di casa, fuori al portone, proprio di fronte al suo portone, vede sulla panchina seduto Padre Pio con un altro frate. Un sogno strano, però lo vede molto sorridente, soprattutto sorpreso da questo sorriso e questo sguardo compiaciuto. Dopo essere tornato da San Giovanni Rotondo, però, accade qualcos'altro. Forse era un segnale quello di Padre Pio, perché l'altra nonna si ammala. Pregavo ogni sera a Padre Pio per la sua guarigione. Chiedevo anche a mia nonna di pregarlo, ma a differenza dell'altra nonna, lei non ne voleva sapere proprio nulla di Padre Pio, perché diceva appunto e raccontava che una sua zia nel 96 era stata qui a San Giovanni Rotondo per strappare una grazia alla Madonna, all'intercessione di Padre Pio, ma nulla, non era accaduto nulla, la zia era deceduta. Però Ciro continua a pregare e chiedere una grazia per la nonna, ma non c'era nulla da fare. La nonna, prima di morire, gli confidò una cosa, cioè che qualche giorno prima di morire, gli disse: Ciro, stanotte ho sognato Padre Pio che mi dava in mano due nastri rossi e appena cercai di prenderli, lui scomparve. E racconta Ciro che quel giorno, quando gli ha raccontato questo episodio, la nonna era veramente contenta, come se prima di lasciare questo mondo, avesse recuperato quel grande desiderio di pregare e soprattutto la fede che man mano e attraverso quell'episodio drammatico della sua vita aveva perso. Ecco, questo è anche uno dei grandi miracoli di Padre Pio, non solo di guarigione fisica, ecco, in questo caso non è avvenuta, ma comunque c'è stata una guarigione di spirito di questa donna prima di salire al cielo.